Nel video di oggi voglio dedicarvi un paio di informazioni e consigli per quanto riguarda la ricerca e la raccolta di oro nativo all'interno delle rocce. Quindi parleremo di mineralizzazioni, parleremo di depositi minerari e parleremo anche di giacimenti. Io direi quindi di iniziare. Buona visione! E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete dei miei amici da tempo. In questo video voglio parlarvi di qualche curiosità legata a dei sassi che potenzialmente potrebbero contenere all'interno dell'oro nativo. È molto interessante in quanto vi permette, grazie alla vostra osservazione di qualche caratteristica che andrò a parlare nel corso di questo video, anche voi di trovare potenzialmente una fonte dell'oro primario. Logicamente l'oro nativo spesso non si vede all'occhio nudo, quindi si necessita di trovare magari il frammento della vena giusto e osservarlo al microscopio dai 20 ai 40 ingrandimenti. Se foste fortunati, logicamente potreste già vederlo all'occhio nudo o con delle comuni lenti ingrandimento da 5-6 piuttosto che 10 ingrandimenti, ma i casi sono molto rari. Inoltre, nella maggioranza dei casi, queste rocce, solamente una volta macinate, potrebbero darvi anche solo un granulo d'oro. Quindi nel corso di questa avventura andremo a comprendere quali caratteristiche dovreste cercare nell'ottica in cui siete in esplorazione di vene potenzialmente aurifere, quali sono i frammenti più promettenti, come in questo caso, i quali potreste campionare e a casa macinarli, e inoltre andremo a spiegare qualche curiosità legate a questo tipo di ricerca, molto molto correlata sicuramente alla vostra fortuna, ma anche alle vostre competenze geologiche. Da rocce simili nel passato si estraeva l'oro. In questo contesto dimenticatevi quelle belle pepite d'oro che troviamo anche in altri video all'interno di fiumi, perché l'oro all'interno di questi frammenti rocciosi, in questo contesto di veni idrotermali, spesso non si vede ad occhio nudo, è microscopico, e quindi si necessita ancora di un ulteriore arricchimento, detto tendenzialmente epigenetico, cioè un arricchimento dopo la messa in posto del giacimento minerario, ad opera di diversi fattori, tendenzialmente, ad esempio, l'alterazione chimica aiuta, ci sono anche delle teorie legate all'azione dei batteri, vi lascio qua sopra un video nel dettaglio. Comunque sappiate che intorno in questa roccia ci può essere dell'oro, ve ne può essere anche molto talvolta, ma spesso e volentieri all'interno di altri minerali detti solfuri. In questo contesto lo vediamo benissimo, vedete come questa terra è di un colore rossiccio, i solfuri si alterano con questo colore tendenzialmente rugginoso. In questo contesto abbiamo a che fare con delle vene composte principalmente da una ganga quarzosa. La ganga non è altro che la parte di quella vena idrotermale composta da un tipo più di minerali, i quali semplicemente non vale la pena estrarli. Quindi sono inutili per i vostri fini. In questo contesto amatori allobbistico magari potrebbero essere cristallizzati, come in questo contesto vi possono essere dei cristalli di quarzo terminati, i quali magari aggiunti una volta alla vostra collezione potrebbero essere molto interessanti. Ma capite che ai minatori invece questo minerale sostanzialmente non gli interessava niente. In questo contesto in cui siamo oggi, infatti, andavano a cercare probabilmente la pirite aurifera o l'arseno pirite aurifera, magari vi era anche dell'oro nativo intorno in queste vene, il quarzo era solamente un impedimento. La sfortuna vuole che la maggioranza dei frammenti derivanti da queste vene potenzialmente aurifere sono composte proprio da quarzo, un minerale molto duro e soprattutto nell'ambito della macinazione potrebbe darvi anche dei problemi. In questo contesto quello che noi stiamo cercando sono delle tracce di solfuri, quindi pirite, arseno pirite, tendenzialmente delle alterazioni di colore rossiccio all'interno e talvolta anche di carbonati di ferro.
Andremo comunque nel corso di questo video ad affrontare tutti questi vari minerali, così che anche voi possiate riconoscerli più o meno facilmente. Innanzitutto quello che voglio farvi notare è che questo era l'imbocco probabilmente di un cunicolo di assaggio, cioè in questa località nel passato hanno eseguito uno scavo, diciamo non invasivo, per andare a capire se quella vena che una volta affiorava potesse avere magari delle quantità d'oro all'interno economiche. Ora quello che noi rimane sostanzialmente questa depressione è qua lato i depositi della cosiddetta discarica mineraria. Quello che voglio farvi notare è che sono composti di un sedimento molto rossiccio correlato all'alterazione dei solfuri all'interno di queste rocce che sono state estratte dal cunicolo, e inoltre questi sedimenti possono darci un'idea di cosa una volta componeva quella vena idrotermale. Quindi il primo consiglio in questo video che voglio darvi è quello che dovete sempre e comunque osservare bene, anche diciamo a lato del sentiero, ma soprattutto quando vi trovate di fronte a delle vene simili dovrete cercare di capire la loro orientazione nello spazio, perché magari queste proseguono nel bosco e lì magari potrebbero ancora esserci delle aree molto interessanti che qualcuno nel passato non ha visto, anche perché solo dovete capire che nell'arco di decenni piuttosto che centinaia di anni magari il paesaggio cambia notevolmente, soprattutto a causa di eventi catastrofici come franamenti, piuttosto che magari quella vena una volta era coperta da un albero. Ora l'albero non c'è più e quindi la vena è esposta. Quindi già dove nel passato è stato trovato dell'oro potreste anche voi per fortuna trovare delle località adiacenti ai siti minerari dismessi che potrebbero ancora darvi delle soddisfazioni dal punto di vista collezionistico. Facendo questo discorso per quanto riguarda questo contesto minerario, sappiate che tendenzialmente non si può entrare in cunicoli, come in questo caso specifico è chiuso e serrato e di conseguenza l'entrata non è fattibile, ma sappiate che se avreste di fronte invece di cunicoli aperti è severamente tentato entrarci sia in Piemonte che in Val d'Aosta e molte altre regioni italiane. Mi raccomando, prima di intraprendere questo tipo di ricerca esplorativa informatevi adeguatamente se dove state facendo ricerca è possibile farlo. Io vi lascio comunque un video in dettaglio in cui parlo delle normative per fare questo tipo di attività legalmente, ma io vi sprono sempre di fare le cose fatte in maniera giusta. Tornando a questo tipo di ricerca, nei dintorni di questi cunicoli si possono ancora osservare alcune tracce di quello che si estraeva e soprattutto in questo contesto il quarzo appare di un colore bianco molto molto visibile e facilmente osservabile, come in questo contesto vedete i cristalli di quarzo affiorano qua e là, sono i frammenti di questa vena, anche qua sopra ve ne sono altri, adesso andiamo a vedere. Qua corre un'altra vena tutto lungo questo costone, qua là vi sono anche delle tracce di quarzo idrotermale cristallizzato ottimo da aggiungere a collezione, ma in questo contesto non vi sono tracce importanti di solfuri, i quali invece sarebbero un ottimo indicatore della presenza potenzialmente di oro all'interno di queste vene. Finita la prima parte in cui ho voluto delinearvi che cosa andare a cercare all'interno ad esempio del bosco piuttosto che lungo il sentiero, quindi sostanzialmente in questo contesto alpino ci troviamo di fronte spesso a delle vene idrotermali composte nella maggioranza di quarzo bianco lattiginoso, talvolta presente all'interno delle località più o meno cristallizzate in cui potete trovare degli individui anche trasparenti molto interessanti per le vostre collezioni, però parlando di mineralizzazioni aurifere
Parliamo di vene, composte non solo da quarzo, ma anche da minerali, si spera oro nativo, ma spesso e volentieri l'oro è all'interno di altri minerali a sua volta, chiamati solfuri. I solfuri, una volta alterati, presentano questo caratteristico colore rossiccio, dovuto principalmente a idrossidi e ossidi di ferro, perché i solfuri spesso e volentieri contengono all'interno zolfo e ferro, alle volte anche rame, alle volte anche arsenico. I solfuri sono molto importanti perché all'interno presentano tracce d'oro e una volta che le vene tenderanno a fiorare come in questo contesto verranno alterate chimicamente a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici come l'acqua, l'aria, il vento, ovviamente per milioni e milioni di anni subiranno anche l'erosione di questi agenti fino a trovarli sostanzialmente questi frammenti nei fiumi a valle. Avete trovato anche voi quindi dei frammenti simili a questi che vi faccio vedere in questo momento? Sicuramente la migliore cosa che potete fare è ottenere campioni a più alto grado di solfuri alterati all'interno, quindi quelli più rossicci. In questo contesto avete diverse scelte, tendenzialmente ve ne sono solo due. I campioni a casa potete frantumarli con un martello o una mazzetta e controllarli visivamente se vi fossero le porzioni che già presentino magari a vista dell'oro nativo, caso molto raro ma talvolta può accadere. Vi conviene successivamente alla fase di frantumazione e analisi visiva procedere alla fase di macinazione. In questa fase, avvalendosi di alcuni strumenti particolari, si va a ottenere sostanzialmente una farina composta dalla medesima roccia di partenza. È quindi importante portare a casa e campionare solamente quei campioni effettivamente con maggiori potenzialità aurifere in questo contesto, cioè quelli più rossicci. Le polveri vengono quindi bagnate, inumidite e successivamente passate al piatto o alla canaletta prima per eseguire un concentrato, in maniera dipendente a quanto effettivamente quantità di farina rocciosa avete. Quindi ora che vi ho spiegato che cosa dovete cercare, quali minerali dovreste osservare in questo contesto di ricerca di vene potenzialmente aurifere, ci trasferiamo, grazie a alcuni campioni che ho raccolto in laboratorio per osservarli meglio, potenzialmente macinarne alcuni per vedere se presentassero l'oro proprio interno, anche se sinceramente sono molto scettico. In ogni caso spero che questo video vi sia d'aiuto per comprendere che anche la ricerca in montagna di vene potenzialmente aurifere in Italia è ancora fattibile, è ancora possibile, dove ovviamente legalmente ciò è fattibile. In ogni caso dovreste avvalervi di alcuni strumenti, quelli per esempio mazzette, piuttosto che anche altri, per operare degli scavi di modesta dimensione, sempre rispettando le normative. Comunque, ci vediamo in laboratorio!